sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto a mio orecchio, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le aveva detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso, mi aveva detto ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Bene, cari fratelli, credo che anche oggi, un po' come è stato il primo giorno di questo mese, avevamo nel cuore e abbiamo nel cuore una grande gioia, un grande sentimento come fosse aria di festa. Perché quando si festeggia la mamma, soprattutto per noi la mamma celeste, la Vergine Maria, ci sentiamo tutti un po' come dei bambini che esultiamo, siamo contenti, siamo gioiosi, nonostante che forse, non forse, ma nonostante che ci portiamo delle croci nel nostro cuore per delle situazioni in cui noi viviamo, per delle esperienze che stiamo facendo, per delle disattese di realtà che non si sbrogliano, che sembra tutto così pesantemente ingarbugliato, che a volte ci fa sentire un po', no, la tristezza, la malinconia. Eppure quando c'è di mezzo il nostro amore per Maria, la nostra fede per Maria, sembrano che tutti questi atteggiamenti per un momento svaniscono e sentiamo quella gioia di voler celebrare, di voler rendere omaggio, di voler renderla felice, questa mamma a cui tutti noi siamo legati. E oggi, ecco, come vi dicevo, in conclusione del mese mariano, la liturgia ce la presenta nel mistero della visitazione, quel secondo mistero del Santo Rosario che noi contempliamo e che è ispirato alla pagina del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, dove appunto Maria apprende, no, dalla sua notizia che non solo sarà madre del Messia, ma addirittura quella sua parente che è anche anziana, in età avanzata, anche lei diventerà madre.
di un bambino che sarà il precursore, di un bambino che sarà colui che spianerà la strada al suo figlio, al figlio di Dio. E allora, da conclusione di questo dialogo con l'Arcangelo, che la informa e la predispone anche a prestare servizio, Maria, come dice il Vangelo, si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta, quell'infretta soprattutto nella terminologia del Vangelo di Luca significa che Maria non si pone tante domande, ma quando si tratta di operare per la carità agisce in nome proprio di quella carità che sente che deve realizzare al più presto. E allora Maria raggiunse in fretta la città di Giuda. Maria non è mossa da curiosità, né si mette in viaggio per verificare se l'angelo le avesse detto la verità. Maria, che è una donna estremamente umile, una donna perfettamente caritatevole, si mette in cammino per questi motivi, per amore, e andare a casa della cugina per porre il suo servizio, per aiutarla in quello che sarà il prosieguo della gravidanza e la nascita del bambino che sarà appunto Giovanni, il precursore. Il percorso che Maria compie da Nazareth ad Enkairen, questa piccola cittadina, questa piccola borgata, possiamo dire, situata sui monti della Giudea, e che è il luogo dove abitavano, secondo la tradizione biblica, i coniugi in veneranda età, Elisabetta e Zaccaria. E quindi Maria aveva proprio la necessità di recarsi da questi loro, da questi suoi parenti. E secondo le indagini, secondo le informazioni dei teologi biblisti, sarebbe circa 40 chilometri che Maria dovette fare in un modo disagevole, ma per amore affronta questo viaggio veramente tosto, questo viaggio pieno di problematiche e di difficoltà, pur di realizzare quello che era nel suo cuore l'aspirazione all'amore, per essere presente nella vita di questi suoi naturalmente parenti. Quindi Maria è entrata nella casa di Zaccaria, quindi fatto questo viaggio con tutte le difficoltà, Maria arriva ed entra nella casa di Zaccaria ed incontra, come dice il Vangelo, Elisabetta, che come donna anche lei, c'è quasi una gara di umiltà tra Maria ed Elisabetta. Vedete, due donne di grande spessore, no? La Maria, la piena di grazia, Elisabetta, che ha concepito anche lei per opera dello Spirito Santo, nonostante che fossero, no, state graziate dall'Onnipotente con dei doni straordinari, e che soprattutto quello di Maria, addirittura di non essere stata contagiata dal peccato originale, dell'unica creatura, che cosa fanno? Non fanno una gara di ostentazione, non fanno una gara o una lotta di chi più ha potere carismatici o di chi più ha potere di miracoli. Entrambe gareggiano nell'umiltà, perché hanno capito che l'Onnipotente gradisce questo tipo di atteggiamento e questo tipo di relazione con Lui, perché Lui entra e forma come amici suoi per un cammino di santità solo coloro che abbiano come condizione la virtù dell'umiltà. Per questo motivo allora noi possiamo avere un giusto metro di discernimento per quanto ci riguarda nelle nostre realtà ecclesiali, di poter incontrare carismi, poter incontrare ministeri,
o altri tipi di esperienza che possono avere un certo peso per la loro profondità, ma quello che ci fa star sicuri e certi per chi ha i doni è vedere in modo particolare se c'è la virtù dell'umiltà, che è il fondamento, come diceva e amava dire Santa Teresa d'Avila, è il fondamento del castello, il fondamento del castello interiore, cioè della nostra anima. Senza la virtù dell'umiltà non possiamo andare in nessun posto. E allora ecco come proprio atteggiamento, no? Vediamo che innanzitutto queste due donne vivono anche in un contesto di nascondimento, no? Con dei doni straordinari, però sono nel silenzio, sono nella preghiera, sono nella contemplazione, sono in quell'ascolto interiore della parola di Dio per poter capire come si dovevano muovere, come dovevano rispondere a tanta grazia. E quindi queste due donne si vede anche, no, questo atteggiamento anche nell'accogliersi, che è di estrema umiltà. Elisabetta riconosce in Maria un qualcosa di più, conosce che il bambino è il figlio di Dio e riconosce come confessione di fede, che poi sarà la confessione di fede di tutta la Chiesa di sempre, come Maria madre di Gesù e madre di Dio, e lo dice con quelle sue stesse parole: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena tu sei entrata, il tuo saluto è giunto alle mie orecchie, ai miei orecchi, e addirittura il bambino che ho nel grembo esulta di gioia, come quasi, ecco, Giovanni già lui stesso definisce nel grembo della madre la sua missione, quella di essere il precursore, quindi di preparare la strada a colui che già aveva incontrato nel grembo di Maria il Messia. E quindi abbiamo una gara di umiltà tra Maria e Elisabetta e Giovanni Battista e Gesù di Nazareth, che naturalmente in quel momento è nel grembo di Maria. Quando Maria arriva quindi in questa casa, porta con sé tre benefici. In primo luogo, riempì di gloria quella casa. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Se la visita di un personaggio della terra onore oltremodo chi la ospita, chi si dovrebbe dire dell'onore ricevuto nell'accogliere il figlio, non solo la madre, ma il figlio di Dio, quel figlio che si è fatto uomo nel grembo della Vergine. Immediatamente anche il Battista, ecco, non ancora nato, si scosse ed esultò di gaudio. Fu santificato dalla presenza di Gesù Cristo. E allora Elisabetta, illuminata dallo Spirito Santo, proruppe in un'esclamazione profetica: ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta a mio orecchio, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Per cui c'è anche una lode, un riconoscimento della fede di Maria da parte di Elisabetta. La Vergine Maria andava a servire, ma alla fine si vede lodata, si vede benedetta e si sente proclamare da Elisabetta che lei è la madre del Messia e la madre di Dio. Maria comprende questo riconoscimento, ma non ne fa un'esaltazione. Anzi, proprio per la sua umiltà, da quel momento di incontro con le parole di Elisabetta, il suo cuore, che è un cuore orante, un cuore che medita, un cuore che ascolta la parola del Signore,
un cuore che è sempre disposto ad obbedire e a compiere la volontà del Padre, Maria che cosa dice? Ha guardato, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose in me l'Onnipotente ha fatto, e santo è il suo nome. Alla fine Maria non mette in questa preghiera il rilievo se stessa, ma dà lode all'azione onnipotente del Signore che attraverso umili strumenti nella storia della salvezza vengono utilizzati per poter far realizzare la volontà del Padre, che è quella soprattutto di voler salvare tutta l'umanità, liberandola dalla cecità, dalle tenebre e dalla morte, che tutto questo si avvererà proprio per la presenza di Gesù che nasce dalla Vergine, il quale questo Gesù, come tutti noi sappiamo, nel mistero pasquale dona se stesso per la nostra redenzione. Il Magnificat, che è una preghiera ispirata dallo Spirito Santo, che sono espressioni tratte dall'Antico Testamento, si rispecchia l'anima di Maria. È un canto, il Magnificat è un canto alla misericordia di Dio, perché grande e onnipotente, e contemporaneamente è una manifestazione, il Magnificat, dell'umiltà di Maria. Per cui, come dire, Maria, senza che io facessi nulla, il Signore ha voluto che si adempisse in me ciò che Lui aveva già profetizzato nei padri a favore di Abramo e della sua discendenza per sempre. Per cui l'anima mia, dice Maria, magnifica il Signore, non perché la mia anima sia grande, ma perché è il Signore che l'ha resa grande. Quindi Maria, che aveva magari tutte le probabilità di un rivendicare, no? Perché essendo senza peccato originale, lei invece rimane imperterrita, senza mettere mai in discussione la sua umiltà, perché tutto ciò che lei ha, tutto ciò che lei possiede, è solo dono esclusivamente gratuito dall'immenso amore di Dio. Maria umile, schiava di Dio e serva degli uomini, rimane 3 mesi nella casa di Elisabetta fino a quando nasce Giovanni, e con la sua presenza riempirà di grazia anche Zaccaria, affinché canti al Signore un inno di lode e di pentimento con tutta la forza che egli acquisterà. Voi sapete che Zaccaria al momento dell'annunciazione perde la parola, perché non aveva creduto fino in fondo quello che era il mistero di Giovanni Battista. E con la presenza di Maria e con la nascita del bambino, ecco il pentimento di Zaccaria che si esprime in quell'altra bellissima preghiera che tutti noi recitiamo, che chi recita la liturgia delle ore la mattina. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Ebbene, allora, come vi dicevo, oggi è una festa di gioia per noi, sapendo che Maria, ecco, nonostante la sua grandezza, poi si pone a servizio dell'umanità, a servizio della sofferenza, a servizio di chi ha bisogno. In questo caso comincia con Elisabetta, ma in Elisabetta c'è tutta la discendenza di quegli uomini e donne che, riscattati dal prezioso sangue del suo figlio, possiamo con la nostra fede e la nostra devozione e il nostro amore a lei confidare in quel suo aiuto che ci può accelerare il nostro cammino di perfezione, cioè il nostro cammino di unione, di comunione con suo figlio, che avviene
attraverso una conversione quotidiana, attraverso un esercizio delle virtù teologali, attraverso un esercizio delle virtù cardinali con la preghiera e una vita sacramentale. E allora Maria in tutto questo non ci negherà mai il suo aiuto se noi, vivendo nella Chiesa, viviamo per la Chiesa, usufruiremo questi doni spirituali della Chiesa che servono soprattutto per farci crescere in quella comunione con Dio, quindi di trasformarci ogni giorno per abbandonare quell'uomo vecchio che dentro di noi si ostina e fa sempre ogni atteggiamento in modo che noi non ci avviciniamo alla grazia, ma con l'aiuto di Maria e con la nostra umiltà noi ci possiamo avvicinare alla grazia, possiamo essere toccati la grazia e possiamo fare l'esperienza di questo processo di santificazione che Gesù vuole operare nel cuore di ciascuno di noi.